Il padiglione ha, diciamo, da una parte una sua configurazione fisica in cui abbiamo cercato in qualche modo di rappresentare anche il nostro pensiero. Abbiamo cercato di creare dei dispositivi di risparmio energetico per climatizzare senza inquinare. È stato predisposto un sistema di prelievo dell'acqua della laguna che, transitando attraverso una pompa di calore, quindi con un consumo minimo, riduce in questi giorni, soprattutto che sono molto caldi, di alcuni gradi la temperatura del padiglione. Abbiamo posizionato alcune spin bike che producono energia per l'uso privato, per ricaricare gli iPhone e per altri gadget personali, e poi abbiamo creato all'interno del primo padiglione un sottobosco che ha un significato anche narrativo, nel senso di un riferimento alle origini del paesaggio italiano prima dell'intervento dell'uomo, e che però è anche un luogo di benessere, di produzione di ossigeno per coloro che, soprattutto nel periodo estivo, visitano la Biennale, quindi entrano nel padiglione che sta in fondo a uno dei percorsi abbastanza affaticati. Nel secondo padiglione, che è quello della mostra, entriamo nel merito e affrontiamo la situazione produttiva italiana così come oggi. E nel fare questo vediamo che il territorio italiano negli ultimi 30 anni, soprattutto, anche se era cominciato anche prima, viene caratterizzato dall'invasione di una serie di architetture, di edifici senza qualità, che abbiamo chiamato con un'espressione sintetica i casannoni, cioè delle case senza qualità con un sottoscala nel quale generalmente si comincia a produrre, per poi aggiungere anche lì un capannone, anche lui senza qualità. Ci siamo domandati: ma questo divorzio con l'architettura è un divorzio inevitabile? E abbiamo visto che non è così, perché le imprese più solide, noi ne presentiamo circa un centinaio nel padiglione, ma sono anche di più, hanno deciso a un certo punto che era necessario, per poter ospitare un cliente importante internazionale, rappresentarsi attraverso l'architettura. E dunque hanno realizzato, in un numero consistente, ripeto, degli stabilimenti e anche dei centri direzionali qualificati. Allora ci siamo domandati: ma ci ricorda qualcosa? E ci ha ricordato Adriano Olivetti, la cui figura illustriamo nel padiglione non per commemorarlo, ma perché si rivela ancora l'ipotesi più realistica per un'evoluzione moderna del nostro territorio. Perché Adriano crea esattamente questo, un prototipo di una comunità produttiva, che è quello che in maniera disordinata si è determinato in questi anni. Una comunità produttiva che diventa più produttiva e più redditizia proprio perché è di qualità nel luogo di lavoro, nel luogo di residenza e dei servizi, e grazie al fatto che lavora molto sulla ricerca si pone all'avanguardia sul piano tecnologico e quindi conquista dei mercati. Se ci sarà una quarta stagione del Made in Italy, questa quarta stagione sarà legata alla qualità. Probabilmente Olivetti era un grande anticipatore. Oggi quello che bisogna capire è che senza qualità non ci sarà sviluppo. Cioè quel ciclo basato sull'invasione del territorio e sull'edilizia senza qualità è finito. Gli affari che si sono fatti in quel modo domani si faranno riparando ai danni che si sono creati in quel periodo. In questa stagione di sviluppo economico all'insegna della qualità, l'architettura avrà sicuramente un ruolo molto importante. Quindi per noi cercare di promuovere insieme ad altri una nuova stagione, una ripresa dell'economia, è anche, diciamo, cercare di promuovere una nuova stagione dell'architettura. Va bene? Grazie. Grazie a voi.